Non c'è pace per i dipendenti di Port Mobility, che si sono riuniti in protesta fuori l'autorità di sistema portuale a seguito dell'avvio della procedura dei licenziamenti. A proclamare la mobilitazione le associazioni sindacali tutte, FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti, UGL Mare e USB Fast, che stanno portando avanti la battaglia per scongiurare la perdita del lavoro dei 26 dipendenti. Abbiamo ricevuto una bozza di proposta per risolvere i licenziamenti che, come dicevano i colleghi, è difficilmente percorribile, e questo ci porterà a fare delle riflessioni per decidere come comportarci da qui al futuro. Quindi probabilmente ci sarà un ulteriore rilancio della vertenza, indipendentemente dalla durata della procedura che sta in fase finale. È una situazione in una fase di stallo che stiamo provando a sbloccare sia in regione sia oggi qui davanti alla DSP, all'autorità di sistema portuale, un'istituzione che vorremmo più protagonista in questo senso, perché è una situazione inaccettabile che deve vedere anche la DSP, diciamo, come soggetto mediatore in una fase in cui si rischia veramente di perdere 26 posti di lavoro, 26 padri di famiglia che rischiano di essere messi fuori dal mondo del lavoro. Quindi siamo qui oggi per rilanciare l'iniziativa che contesta appunto questa procedura, e vediamo se riusciamo a sbloccare da qui a qualche giorno una procedura che ad oggi non ha neanche messo in conto l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Non si può parlare di 26 licenziamenti con un'azienda che se ne dica è sana, con un'azienda che sta andando incontro all'attività, diciamo quella del giubileo tanta decantata, del terminal croceristico, dove si prevedono oltre 3 milioni di passeggeri e quindi di transito. Il settore, penalizzare solo il settore della viabilità, che come detto più volte è un settore d'ausilio anche per le forze dell'ordine, proprio per mitigare la viabilità all'interno del porto, così come tanti altri servizi, francamente non regge.